Bene, in questo video ti farò una breve carrellata delle 5 principali misure agevolative che sono uscite nella legge di stabilità per ridurre in qualche modo il carico fiscale di debiti esistenti o nascituri nei confronti del fisco. Mai, come in questa occasione, sono uscite così tante norme agevolative di questa natura. Il sistema fiscale nel suo complesso non è diventato meno caotico, anzi lo è diventato di più per alcuni aspetti, però queste norme potrebbero essere di interesse tuo come imprenditore, quindi farò questa carrellata e tu potrai valutare quali di queste norme sono di tuo personale interesse. Prima però di proseguire ti voglio invitare ad andare sul mio nuovo sito farofiscale.com. Troverai un video diverso da quelli che faccio qui di solito. Se sei abituato a queste mie piccole pillole dritte al punto, lì troverai invece un video più ampio, più lungo, una formazione più completa su quello che non va nel rapporto tra imprenditore e fisco. Quindi se vuoi seguirmi in questo percorso, vai su farofiscale.com e sono certo che il valore che troverai lì dentro sarà apprezzato. Bene, allora partiamo con la prima di queste novità, il ravvedimento speciale. Che cos'è il ravvedimento speciale? È una forma di ravvedimento un po' più vantaggioso rispetto al ravvedimento tradizionale. Lo sappiamo tutti, è possibile ravvedere le violazioni commesse pagando sanzioni che sono ridotte e pagando evidentemente anche gli interessi, oltre che facendo dichiarazioni integrative, se è del caso, per correggere gli errori commessi. Ebbene, questa legge di stabilità ti dice: va bene, caro imprenditore, tu sai che hai commesso degli errori, sai che hai dedotto qualcosa che non dovevi dedurre, sai che hai detratto qualcosa che non dovevi detrarre. Bene, sistemati, fallo entro il 31 marzo del 23, potrai godere di una sanzione ridottissima, ridotta a un diciottesimo della sanzione applicabile. Quindi se per esempio la sanzione applicabile è il 90%, cosa che generalmente nelle sanzioni che derivano da avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, ebbene un diciottesimo di 90 fa 5, paghi solo il 5% di sanzione e quindi te la cavi con poco. Quindi il primo vantaggio è sanzione molto bassa, secondo vantaggio qual è? Il fatto di poter rateizzare, perché nel ravvedimento tradizionale, il ravvedimento operoso tradizionale, la rateizzazione non è fattibile, in questo caso invece è fattibile. Quindi puoi decidere di avere una sanzione super ridotta e una rateizzazione fino a 20 rate trimestrali. Quindi insomma un pensiero su questo si può fare. Il ravvedimento speciale vale per tutto, tranne che per i mancati pagamenti. Su quelli il ravvedimento speciale non si può fare perché è intervenuta un'altra norma sui mancati pagamenti. Ed è la seconda norma di cui voglio parlare in questo video. La definizione agevolata degli avvisi bonari. Gli avvisi bonari sono quei documenti che arrivano dall'Agenzia delle Entrate e che contestano il mancato pagamento di imposte dichiarate. Bene, fondamentalmente con questa norma le sanzioni da avviso bonario, che tipicamente sono il 10%, vengono ridotte al 3%. Quindi se non hai pagato imposte e ti arriverà a breve un avviso bonario, la sanzione sarà ridotta dal 10 al 3%. E qui però aspettiamo che arrivino gli avvisi con le sanzioni ridotte. Oppure, se tu hai in corso una rateizzazione con l'Agenzia delle Entrate da avviso bonario e quindi stai rateizzando un debito per imposte non pagate in passato da avviso bonario, ebbene oggi puoi andare avanti con la rateizzazione che già esiste, ma riducendo le sanzioni dal 10 al 3. Quindi sulle future rate, quelle non ancora scadute, potrai pagare soltanto il 3 invece del 10, e questo è un piccolo beneficio che va a vantaggio di chi negli ultimi anni ha avuto difficoltà a stare al passo con i pagamenti. Terza agevolazione, e questa vale per quelli che hanno accertamenti in corso, quelli che hanno ricevuto da poco negli ultimi mesi un avviso di accertamento, oppure quelli che sono in fase di accertamento con adesione. Gli imprenditori che stanno definendo un accertamento e non faranno ricorso, quindi definiranno un accertamento in questi mesi, possono avere la riduzione a un diciottesimo di nuovo delle sanzioni. Quindi non un terzo, come succede di solito in adesione, ma un diciottesimo. Quindi è un incentivo in più che viene dato al contribuente per aderire o fare acquiescenza piuttosto che invece fare ricorso. Ovviamente da valutare con il tuo difensore tributario. Oppure se non ce l'hai,
chiamami, scrivimi e valutiamo con una consulenza se questa opzione può essere utile per te o meno. Quarto istituto, la definizione delle liti pendenti. Che cos'è? Se tu hai un contenzioso in corso, puoi decidere di chiuderlo pagando una quota dell'imposta accertata e non pagando interessi e esenzioni. Quanto paghi? Allora, paghi il 100% dell'imposta accertata se hai perso nell'ultima sentenza depositata, paghi il 90% dell'imposta accertata se sei in primo grado e ancora non c'è stata una sentenza, paghi il 40% dell'imposta accertata se hai vinto in primo grado, paghi il 15% dell'imposta accertata se hai vinto in secondo grado, paghi il 5% dell'imposta accertata se hai vinto sia il primo che il secondo grado ed oggi ti trovi in Cassazione. Questo è naturalmente un aspetto da valutare attentamente con il proprio difensore tributario. Ci possono essere casi in cui togliersi il pensiero può essere utile, magari pur avendo vinto. Ci sono casi in cui può essere utile perché avendo perso almeno si risparmiano le sanzioni. Ci sono casi in cui invece non conviene proprio ed è bene continuare a coltivare il contenzioso. Il quinto istituto di cui voglio parlarti è la riedizione della rottamazione delle cartelle. Se tu non hai avvisi bonari, non hai accertamenti, ma hai già cartelle oppure accertamenti esecutivi affidati all'Agenzia delle Entrate, non solo accertamenti dell'Agenzia delle Entrate ma anche avvisi di addebito dell'INPS, anche questi sono rottamabili, ebbene viene riaperta la possibilità di rottamare i debiti con Agenzia delle Entrate e riscossioni, sono stralciate le sanzioni, sono stralciati gli interessi e gli aggi di riscossione. La domanda va fatta entro il 30 aprile e il pagamento parte il 31 luglio. Qui sono stati un pochino più stretti sui tempi dei pagamenti perché bisogna pagare il 20% del dovuto tra luglio e dicembre del 23, il resto ti può rateizzare in ulteriore 16 rate trimestrali, però una bella fetta va pagata quest'anno. Quindi anche qui, se hai debiti di poco importo, naturalmente è certamente conveniente e fattibile rottamare, se hai debiti importanti devi valutare se hai la possibilità di star dietro finanziariamente a questi pagamenti, anche se ti devo dire la verità, questa legge di stabilità ha previsto sulla rottamazione una cosa leggermente diversa rispetto alle precedenti rottamazioni. Mentre nelle precedenti edizioni della rottamazione, se tu decadevi dalla rottamazione, non avevi più la possibilità di rateizzare il debito residuo e quindi questo evidentemente era un grosso incentivo a rispettare i termini previsti per la rottamazione. Ebbene, questa norma non è stata riproposta, quindi oggi se tu fai la domanda di rottamazione e poi per qualche motivo non ce la fai, comunque potrai ancora rateizzare i debiti. È un piccolo paracadute, un piccola ancora di salvataggio per chi non riuscisse a rispettare le promesse fatte con la domanda di rottamazione. Bene, spero che questa piccola panoramica rapida ti sia stata d'aiuto, ti auguro buon lavoro.